Un saluto a tutti i follower del canale di The Chasti. Oggi mettiamo a confronto due grandi telefoni di case concorrenti, LG G2 contro Samsung Galaxy S5. Sulla sinistra LG G2, sulla destra Galaxy S5. Partiamo dalle dimensioni. G2, 138,5, 70,9, 8,9 mm di spessore, peso 143 grammi. Galaxy S5, 142x72,5 per 8,1 mm di spessore. Quindi S5 è più sottile di G2. Peso di S5, 145 grammi. Quindi diciamo che i due telefoni hanno peso uguale. In mano, peso di S5 è distribuito meglio di G2. Sul G2 si avverte una sensazione di maggior peso rispetto a S5. Batterie. Batteria non removibile su G2, batteria removibile su S5. 3000 mAh contro 2800 mAh. Quindi durata della batteria, seppur diversa, come grandezza, la durata è simile. Sono due telefoni che hanno una ottima durata della batteria, un'ottima gestione della batteria. Andiamo sul retro. La scocca del G2 non è removibile, scocca dell'S5 è removibile. Effetto completamente plastica, liscia e lucida su G2, vedete me sul riflesso. Plastica con effetto gommato con puntini su S5. Posteriormente, camera da 13 megapixel su G2 con stabilizzatore ottico. 16 megapixel su S5, tasti, volume e accensione spengimento posti sempre retro sotto la cam su G2, tasti posti lateralmente su S5, bilanciere volume, blocco sblocco. Torniamo sul retro, speaker posteriore posto in basso a sinistra su S5, speaker altoparlante posto in basso su G2 insieme al microfono. Lato ovviamente opposto. Tasto di accensione e spengimento su G2 serve anche da LED di stato, quindi lampeggerà quando arriva una chiamata e si illuminerà quando sarete al telefono. S5 ha anche il sensore di rilevatore battito cardiaco accanto al flash. Giriamo i telefoni. Anteriormente, nessun pulsante fisico su G2, pulsante fisico in basso su S5, camere da 2 megapixel anteriori su entrambi i telefoni, LED di stato su entrambi i telefoni di tutti i colori, quindi RGB. Sensori vari ovviamente sono posti accanto. In basso, sul G2 non abbiamo tasti virtuali, non c'è niente da toccare qua. Su S5, accanto al tasto centrale, abbiamo tasto multitasking, tasto indietro. Su G2, come rianimiamo lo schermo? Col doppio tap, quindi doppio tap per rianimare lo schermo, il famoso knock knock. Su S5 abbiamo semplicemente da premere il tasto qua oppure lo sblocco. Differenza innanzitutto che risalta all'occhio di colori. Andiamo a parlarne fra un secondo. Parliamo anche di processori. Processori entrambi Snapdragon, si va dall'800 del G2, che ha una frequenza di 2,26 GHz, a un 801 con frequenza di 2,5 GHz su S5. Entrambi quad core, entrambi dotati di 2 GB di RAM. Su G2 è presente anche la radio, ve la faccio vedere dal menu drawer, o radio FM presente su G2. S5 non ha la radio FM. Ho entrambi dotati di NFC, Bluetooth e connettività USB che su G2, questo è l'ingresso per il cavo, è 2.0. Su S5 il cavo è nascosto da questo sportellino, è un 3.0, quindi maggior velocità di trasferimento dati su S5. S5 è anche impermeabile, a differenza di G2, che se vi cade nell'acqua lo potete salutare. Su G2 i tasti virtuali sono personalizzabili, li possiamo spostare in ogni posizione vogliamo, quindi possiamo mettere il tasto opzioni a destra e l'indietro a sinistra. Su S5 i tasti rimangono questi. Sul G2 il tasto multitasking è
pressione del tasto home, quindi o cancello tutto o vado sul task manager per visualizzare la RAM e fermare i processi. E già che ci siamo, vi farei vedere come è gestita la RAM. Chiudiamo tutto su S5. S5 ci dice che impiega 1,5 GB di RAM su 1,81 GB visualizzabili. Il nostro G2 ci dice che impiega quasi 1 GB e quasi 1 GB è libero. Quindi diciamo che G2 ha una RAM gestita un pochino meglio di S5. Tasto sinistro di G2 richiama ancora il tasto delle opzioni, il tasto sinistro di S5 richiama il task manager, in quanto è stato spostato il pulsante task manager dal centro sulla sinistra, non esiste più il tasto opzioni su S5. Super AMOLED per S5, IPS per G2, cambia tantissimo la resa, in quanto vi faccio vedere i due display che vi sembrano in recensione con pari luminosità e resa di colori. Come potete vedere non c'è tanta differenza, però vi faccio vedere anche che G2 è settato alla massima luminosità, mentre S5 quasi al minimo. Come mai? C'è da dire che G2 ha una luminosità inferiore e di parecchio a S5. Vi faccio vedere, se io metto la pari luminosità su entrambi i telefoni, vedete pari luminosità su entrambi i telefoni, la differenza di illuminazione display. Portando i due telefoni al massimo, ve lo faccio vedere, otteniamo questo risultato qua. In questo modo non c'è niente da dire, S5 ha una luminosità veramente veramente alta, mentre G2 ha una luminosità, diciamo, più umana, più normale. Torniamo a mettere luminosità simili per non rovinarvi gli occhi, e andrei a parlarvi del menu a tendina. Porto giù e differenze di visualizzazioni, vedete, sono prevalentemente grafiche, in quanto ci sono gli stessi toggle che scorrono in orizzontale su entrambi i telefoni. L'accesso alle impostazioni su entrambi i telefoni in alto a destra. Su S5 c'è la possibilità di vedere più toggles tutti insieme, ma questa diciamo è una chicca in più che offre Samsung. Chicca in più che invece offre LG sono i pulsanti Quick Memo e Quick Slide, Q-Slide, scusate, che vado a inserirvi nel menu. Ecco, Q-Slide che permette di accedere a queste applicazioni rapide. Quindi andiamo ad accedere al calendario come pop-up subito, istantaneamente. O togliamo Q-Slide per guadagnare spazio per le notifiche. Andiamo a inserire Quick Memo, con possibilità di disegnare sulla schermata che stiamo visualizzando. Quindi una chicca in più che offre LG sui suoi device. Presente comunque sia la regolazione della luminosità su entrambi i telefoni, LG ci offre anche la qualità del volume in conversazione, della suoneria, scusate, mentre Samsung ci dà la possibilità di accedere all'esplora risorse e alla connessione rapida del suo dispositivo. Gli effetti di sblocco sono modificabili su entrambi i telefoni, quindi LG G2, diciamo, vi offre anche l'animazione del meteo della vostra città. Quindi, essendo soleggiato, vi farà vedere il raggio di sole; se invece dovesse piovere, ci sarà della pioggia sul vostro display. S5 ha l'effetto di sblocco diverso da G2, quindi se volete vedere i diversi tipi di sblocco, le animazioni grafiche, guardatevi le recensioni dei singoli telefoni, perché ci metterei troppo tempo a farvele vedere tutte. Versioni software, siamo a maggio 2014 e andiamo a vedere info sul dispositivo, info sul telefono, informazioni sul software. Android 4.4.2 per G2, Android 4.4.2 per S5, quindi stessa versione di Android KitKat. Cambia anche il menu delle impostazioni, diviso in quattro settori su G2, non diviso su S5, ma comunque personalizzabile sia a griglia sia a elenco, tutto comunque in una sola pagina.
LG G2 ha un taglio di memoria fissa da 16 o da 32 GB, quindi non espandibile, mentre S5 ha una versione, ha una memoria interna da 16 GB espandibile con micro SD. Entrambi i telefoni hanno e supportano la SIM in formato micro. Su G2 la SIM si estrae con una spilletta tipo l'estrazione su iPhone, quindi spilletta che va a premere in un foro e uscirà un carrellino per inserirci la micro SIM. Mentre su S5 dovremo rimuovere la cover posteriore e andare a inserire la micro SIM molto più semplicemente rispetto a G2. Cosa molto positiva dell'interfaccia LG è il fatto della personalizzazione temi, quindi abbiamo semplicemente da premere sul tasto opzioni, andremo a selezionarci il tema scaricato che è un semplice APK e andremo a applicare icone e sfondi tipici delle più famose personalizzazioni, quindi abbiamo il tema del Meizu, il tema di S5, Z2, tema di HTC M8 e via dicendo, quindi non dovremo nemmeno cambiare launcher, quindi possibilità di inserimento temi su interfaccia LG, cosa che non ha S5, quindi S5 per cambiare le icone dovremo rivolgerci a launcher alternativi tipo Nova, Apex o Go Launcher. Come cambia anche l'interfaccia del principale, su pinch in su entrambi i telefoni per andare a accedere alle schermate, quindi personalizzazione in orizzontale con inserimento pagine sul più e rimozione sul cestino, pagine che si trovano tutte insieme sul G2, quindi premendo sul più andremo a inserire pagine, vedete, tutte in un blocco solo e per rimuoverle rimozione come facciamo su S5, impostazione di schermata principale preferita, mentre su S4 basterà andare a premere sulla casellina in alto. Possibilità di widget anche passando dal menu Drawer, quindi Drawer, divisione per applicazioni e widget, andiamo nella sezione widget che possiamo sfogliare e andremo a inserire semplicemente il widget trascinandolo, tenendolo premuto sulla pagina, mentre per S5 bisognerà passare obbligatoriamente da tenere premuto il display e dalla sezione widget in maniera obbligatoria, perché se io vado nel drawer delle applicazioni non trovo più la divisione fra applicazioni e widget. Come cambiano i due tipi di gallerie? Questi sono i due tipi di gallerie. Guardate anche la fluidità delle animazioni presenti su G2, quindi una galleria gestita molto molto bene. Anche su S5 direi che non ci sono problemi. Le due gallerie si aprono in maniera, diciamo, istantanea su entrambi. Quindi vedete anche un pochino a seconda delle vostre preferenze delle gallerie, impostazione LG molto più basilare, Samsung sfondo nero e divisione in cartelle in questo modo qua. Possibilità su LG di andare a zoomare, vedete, e cambiare il layout della nostra, vedete, delle nostre cartelle, vedete? Su S5 questa cosa non è fattibile. Se vado a fare pinch in, pinch out, non c'è modo di andare a cambiare il layout delle cartelle. Stessa cosa quando entro in una cartella e voglio vedere le anteprime, possibilità di ingrandire o meno le anteprime, cosa che si può fare dentro la cartella anche su S4. Vedete, possiamo visualizzare 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino a 6 miniature per riga. Su S5 possiamo arrivare a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miniature per riga. Guardiamo anche l'avvio delle due fotocamere. Vedete, S5 si avvia leggermente prima di G2. L'interfaccia delle due fotocamere è la seguente. Menu della fotocamera che è molto simile in quanto riporta lo stesso menu di personalizzazione sulla sinistra in verticale del nostro display e accesso ai pulsanti di registrazione
e passaggio da foto e video, sempre sopra e sotto il tasto dello scatto, con possibilità di andare a cliccare l'anteprima della foto sempre in basso nell'angolo a destra. Discorso fotocamera, ve lo dico subito, è diverso fra i due telefoni perché S5 ha un'ottima diciamo messa a fuoco che è istantanea. Vedete, il soggetto viene messo a fuoco subito appena lo inquadro, mentre G2 si comporta un pochino più pigramente, vedete, ha un autofocus molto più pigro. Non so se è per colpa dello stabilizzatore ottico o quant'altro, vedete, prima di mettere a fuoco ci pensa, è un po' pigro. Soprattutto G2 soffre quando c'è poca luce e deve scattare il flash. Guardiamo anche adesso il lettore musicale. Ah, in questo modo approfitto anche per farvi vedere le cartelle, che sono rettangoli su entrambi i telefoni. Su G2 possibilità di personalizzazione. Vi abbasso un attimino la luminosità. Possibilità di personalizzazione cartella con nome cartella e colori, che sono tutti tendenti al femminile, secondo me questi colori sono troppo, diciamo, giocattolosi. Su S5 minor scelta di colori, ma comunque più tendente all'oscuro rispetto a G2. Vedete, ci sono tutti i colori tipo il giallo, il rosa, l'arancio. Su S5 abbiamo colori decisamente più scuri. Comunque sia, visualizzazione di cartelle in questo modo qua. Andiamo a vedere il lettore musicale come è strutturato. Vedete la differenza dei due lettori. G2 offre diciamo sezioni molto più grandi di S5, che ha rettangolini più piccoli. Comunque sia, classica divisione per brani, album o artisti, quindi non cambia nulla a livello pratico. Stessa divisione in ordine alfabetico dei brani. E andiamo a sentire la resa. E guardiamo anche S5. La differenza audio è che G2 ha un audio con qualità leggermente inferiore, diciamo è più povero di bassi, però ha una potenza superiore, mentre S5, non so se è anche per colpa delle membrane, per la sua impermeabilità, ha un audio un pochino più pulito ma meno potente, quindi potenza audio a vantaggio di G2, mentre è qualità audio migliore su S5. Anche la qualità durante la telefonata è diversa fra i due telefoni, diciamo che S5 ha un audio in conversazione migliore di G2, che appare un pochino più distorto, diciamo. Allora, guardiamo anche a questo punto le due tastiere che sono grandi su tutti e due i telefoni, vedete quanto sono grandi. S5 permette la videochiamata diretta, mentre G2 ci permette di inviare un messaggio direttamente. Bene, andrei anche a farvi vedere la messaggistica, così vi rendete conto di come si compongono le due tastiere in formato diciamo ufficiale. Vedete, c'è in alto l'inserimento del destinatario, quindi accesso a rubrica sul pulsante dell'omino, inserimento del campo, che su G2 è grande come spazio di digitazione, mentre su S5 dovremo cliccare su questo piccolo rettangolino e possiamo scrivere tranquillamente. Come cambiano anche i browser, partirei da Google su entrambi. Eccoli qua, anche la resa dei bianchi è leggermente diversa perché il S5 tende di più a un giallo glaciale, S5 tende di più a un bianco glaciale, molto freddo. G2 ha un bianco un po' più caldo, quindi un colore che tende leggermente più al giallo. Vedete anche dalla cam i risultati si vedono ad occhio nudo.
Come è diviso il browser? Browser che è diviso sempre in basso a questo punto, pulsante indietro per entrambi, avanti per entrambi, tasto che riporta alla home per entrambi. Qui abbiamo l'aggiunta di una pagina in più, vedete, aggiungiamo una pagina e andiamo a gestirla dal pulsante in alto. Per cancellarla possiamo fare la X o lo swipe, insomma in orizzontale. Pulsante in basso a destra richiama i preferiti. Stessa cosa per l'S5. Pulsante in basso a destra richiama i preferiti. Mentre l'S5 offre il pulsante di accesso alle nostre pagine che abbiamo salvato sul browser. Vi farei vedere anche come si muovono i due browser. Piccola parentesi, Wi-Fi di S5 ha una portata migliore del Wi-Fi di G2, quindi S5 prende anche a distanza più lontana rispetto a G2. Partirei con l'apertura in contemporanea di telefonino.net e vedete la differenza di apertura. Pinch in, pinch out pressoché identico. Abbassiamo di nuovo la luminosità perché c'è troppa differenza fra i due telefoni. Vedete, pinch in e pinch out non ci sono problemi di visualizzazione. Anche il movimento è rimasto bene o male uguale, vedete. Guardate anche il pinch come cambia, vedete il riadattamento non mostra mai spazi bianchi, mentre il G2 sembra che, guardate, vedete, ha questa difficoltà di rimpaginazione che S5 non pare avere. Quindi occhio al browser di S5 che in alcuni momenti sembra anche superare l'ottimo browser del G2. Detto questo, G2 e S5 sono due telefoni al top delle performance che possiamo richiedere al giorno d'oggi nella telefonia mobile. G2 ha un costo che si aggira sui 350 euro online, S5 ha un prezzo che si aggira intorno ai 570 euro online, quindi ci sono più di 200 euro di differenza. Se siete indecisi su quale acquistare, basatevi molto anche sull'appeal che avete rispetto alle varie case produttrici, in quanto, come potete aver visto da questa recensione, non c'è una enorme differenza di prestazioni, tantomeno non c'è una differenza anche di impaginazioni grafiche, in quanto i due telefoni sembrano bene o male graficamente assomigliarsi tanto. Ovviamente a livello assoluto Galaxy S5 offre delle performance leggermente superiori, specialmente nell'ambito fotografico, in quanto è un, diciamo, telefono ideale per le foto istantanee, cioè ovvero il punta, clicca, scatta. S5 è il telefono che fa per voi. G2 è un pochino più lento nell'ambito fotografico, comunque sia rende foto comunque sia gradevoli in condizioni di ottima illuminazione, diciamo, naturale. Ha un ottimo lettore audio. Ha un ottimo browser, ha un'ottima durata della batteria, quindi se avete G2 potete benissimo dimenticarvi il caricabatterie a casa e per 3 o 4 giorni non avrete problemi di sorta. Inoltre G2 offre anche la possibilità di bloccare lo schermo e di riattivarlo semplicemente con il doppio clic. Vedete quanto è comodo, non dovrete mai tenere il telefono in mano e fare sempre pulsante fisico e sblocco, basterà fare due clic e avremo il telefono sbloccato. Per S4 dobbiamo passare per forza dal pulsante centrale di blocco e sblocco. Ho detto questo, io vi do appuntamento alla prossima video recensione, continuate a seguire il canale di The Ciasti e il blog di quelli che telefonano.it. Un saluto a tutti da Davide.